è oggi tra i più famosi e apprezzati chirurghi italiani. Ha 53 anni, anche se ne dimostra 30, ed è direttore della struttura complessa di chirurgia vertebrale ad indirizzo oncologico e degenerativo dell'ospedale Rizzoli di Bologna. La grande sfida scientifica vinta recentemente da Gasbarrini è stata quella di trapiantare per primo al mondo vertebre umane su un paziente colpito da tumore osseo. Lei ha importato delle importantissime innovazioni nel suo lavoro, ce ne vuole parlare? Fondamentalmente sono due. Io devo pensare di sostituire delle vertebre quando queste vertebre sono affette da un tumore. E quindi ho pensato come fare a sostituirle oltre alle classiche protesi che ci sono in commercio. E la cosa che forse è stata un po' l'innovazione più diciamo tecnologicamente importante è stata riprodurre con l'ausilio della TAC, della risonanza, una vertebra con una stampante 3D. Questa forse è stata quella dal punto di vista tecnologico la migliore, però non è che mi soddisfava completamente perché, insomma, come ci ha fatto Dio non ci fa nessuno. Quindi ho pensato che ancora meglio fosse sostituire una vertebra con una vertebra di donatore, quindi qualcuno come dona il fegato può donare una vertebra. E quindi una delle innovazioni biologicamente, non tecnologicamente, più all'avanguardia è quella di aver fatto un trapianto di vertebra da donatore. E i suoi sogni professionali? Io lo so, li conosco un pochino. Far tornare a camminare le persone che non camminano. Sì, questo è veramente un sogno che probabilmente io non vedrò, però sul quale sono molto concentrato, perché la felicità non la fanno certo le gambe. Io ho visto persone paraplegiche molto felici e persone che invece camminano benissimo molto tristi, quindi è molto mentale. Però avere la possibilità di operare una persona, avere sotto le proprie mani il midollo e non poter far niente per ridare l'energia, per riprendere a camminare, è una cosa che io non riesco a accettare. Quindi la mia professione adesso e futura sarà proiettata principalmente con l'obiettivo di dar la possibilità di far partire un segnale. A Rizzoli ci sono diverse linee di ricerca e insieme alla dottoressa Fini, che è una ricercatrice, stiamo facendo un percorso per cercare di lavorare su questo settore. Devi pensare che questo settore non richiede solo la sutura del midollo o le cellule staminali, ci sono diverse cose, anche cibernetiche, che possono in qualche modo aiutarci a far riprendere il segnale. Non vorrei che questa intervista illudesse delle persone che vorrebbero camminare, quindi che vengono a ricercare chissà quale miracolo. Io miracoli non ne faccio, io penso che i miracoli esistano e ne ho le prove molte volte nel mio lavoro, però penso che quando si potrà camminare, quando si potrà dare a camminare, non vi preoccupate che lo saprete subito dopo di me, insomma sarà una cosa talmente importante che lo sapranno tutti, non bisogna ricercare delle cose prima degli altri. Che cos'è ProBon e com'è nata? Allora, la ProBon è una parola che viene un po' da pro bono, gli avvocati quando fanno qualcosa pro bono è perché lo fanno gratuitamente per un cliente che evidentemente non si può pagare le spese, e quindi è stata mutuata bon e osso, quindi a favore dell'osso, per cercare di far capire che è una fondazione che serve per aiutare chi non ha la possibilità economica per poter sopportare un intervento. Per fortuna in Italia questo problema non c'è, c'è più un problema di affrontare un viaggio perché l'assistenza è gratuita, invece molti che vengono dall'estero o adesso abbiamo un bambino che viene dal Mozambico che ha un osteosarcoma, quindi quando c'è un qualcosa, un tumore che non può essere affrontato dal punto di vista economico, la ProBon cerca di aiutarlo. Allora, ProBon è una fondazione che è nata perché una signora che io ho operato tanti anni fa
che era affetta da un tumore vertebrale, quando è morta ha donato questo appartamento, che poi è stato venduto, mi ha donato, dicendo nel testamento, ha detto, lo dono a Gasbarini per fare del bene. Una famiglia di medici la sua, un legame forte con l'Abruzzo da sempre, ma è soprattutto la semplicità e l'umiltà del suo carattere a rendere davvero grande questo giovane professore, ormai emblema di conquiste inimmaginabili nel mondo della chirurgia ortopedica. Noi siamo qui a Giulianova, nella sua casa, insomma lei è molto legato a questa terra. Allora, io ho un legame molto forte perché mio padre ha avuto un infarto quando era ancora molto giovane e quindi mia madre stava molto con mio padre per accompagnarlo ai vari congressi, ai vari appuntamenti per il lavoro, e quindi io ho vissuto la mia infanzia con una signora di Città Sant'Angelo qua vicino, e quindi 3 mesi di vita durante l'anno li passavamo qua a Giulianova. Capisco benissimo l'abruzzese, qualche parola mi esce in abruzzese. Abruzzo è la terra che più mi rappresenta, anche se sono nato a Bologna, io mi sento abruzzese come carattere. E per noi è un orgoglio questo. Lei è stato un accanito lettore di Dylan Dog, lo legge ancora? Ecco, l'indagatore dell'incubo, però lei in fondo poi nella vita è lei che libera le persone dagli incubi. Dylan Dog a me piace molto la fantasia, non è tanto l'incubo, il mostro, ma la fantasia che le persone, e quindi l'autore di Dylan Dog, mette nel personaggio. Quello mi fa impazzire. Io penso che ci siano molte persone intelligenti, molte persone colte, però la fantasia è una di quelle cose che caratterizza anche noi italiani ed è la cosa che mi affascina di più, avere l'idea che qualcun altro non ha avuto. E devo dire che Dylan Dog mi appassiona per questo, perché fa delle cose che tu non ti aspetti. Di cosa è orgoglioso veramente oggi? Non c'è dubbio, questo è molto facile questa domanda. Io sono orgoglioso della mia famiglia, io sono orgoglioso dei miei figli che sono molto meglio di me per fortuna, sono orgoglioso di mia nipote che è nata da un anno fa ed è nata il 15 agosto, quindi anche lì molto legata al periodo estivo, al periodo di Giulianova, e sono legata alla mia famiglia d'origine, sono orgoglioso della mia famiglia d'origine perché è quella un po' che... è difficile, a me piacerebbe che i miei discendenti avessero la stessa percezione che ho io di quelli che sono venuti prima di me. E la famiglia è la stessa cosa, uno non si deve mai accontentare, deve sempre mirare un pochettino più in là di quello che può ottenere.